molto bene, è stato bello, è stato interessante. Sensazione molto adrenalinica, pur essendo una macchina piccolina, di poche cavallerie, comunque molto divertente da guidare. Ah, sono buone macchine, veloci, abbastanza facili da guidare. Semaforo verde per destinazione pilota. Domenica 21 ottobre si sono accesi i motori dell'iniziativa organizzata e promossa dal Maico Racing Team nella pista alle cave di Vittorio Veneto. Scelta della pista non casuale, visto che il posto è anche un centro di guida sicura e che destinazione pilota si prefigge, innanzitutto, di insegnare la sicurezza, sia in pista che con l'auto di tutti i giorni. Solo in seguito arrivano le gare. Sto tremando, è stato bellissimo. Sono arrivato da Cesena perché insomma ho questa grande passione per le auto fin da sempre, da piccolo. Destinazione pilota oggi è una giornata più propedeutica, più per imparare. Alcune ore di teoria e quindi la pratica, sempre affiancati da un istruttore e seguiti dallo staff di Maico Racing, con ospite speciale in veste di istruttore Christian Merli, campione europeo e campione italiano di velocità in salita, il tutto a prezzi competitivi. Ma diciamo che non sono molto abituato a fare l'istruttore, però l'iniziativa mi piace molto, perché ho ricordato anche prima, quando ho iniziato io, sfortunatamente non c'erano queste forme di aiuto ai ragazzi. Credo che sia una bella cosa, e dove uno può cimentarsi, può iniziare, provare, almeno vedere se potrebbe essere una cosa che gli piace, con dei costi veramente bassi. Perciò mi fa molto piacere, ho dato subito la mia disponibilità quando mi hanno chiesto, perché mi fa piacere essere qui, insomma, e poter aiutare magari qualcuno che vuole iniziare. Come sta andando? È andata bene, è andata decisamente bene. C'è qualcuno di esuberante, ma gli istruttori sono bravi a placarli e a insegnarli in pochi giri, però quello che riescono a fare, insomma, è una cosa buona. Le macchine rispondono bene, fortunatamente non abbiamo avuto nessun guasto, qualche gomma spiattellata per qualche frenata, però va bene, fa parte del gioco. Quando salgono in macchina già si vede chi ha la passione e chi vuole provare un'esperienza vera e propria. C'è chi si pone in modo adeguato, quindi si siede bene, cerca la seduta migliore per lui e comunque fa sentire anche il navigatore sicuro. E c'è chi sale per provare un'esperienza, però non la vive al massimo. Però tutto sommato sono abbastanza bravi tutti. Tanta affluenza, tante belle persone, tanta voglia di imparare. Sto sentendo commenti che fanno solo piacere al mio team, e spero che questo sia un inizio di un bel progetto voluto col cuore. Attualmente c'è qualcuno che si è distinto? No, al momento non abbiamo ancora i risultati, stiamo vedendo qualche buon pilota, qualche buon conduttore più che pilota, perché pilota si diventerà. Comunque tanta voglia di imparare, tanta voglia di ascoltare, da questo è quello che mi stanno dicendo gli istruttori che sono in macchina. Noi siamo principalmente, io e Fulvio, istruttori di guida sicura. Fulvio si è specializzato in più nel trofeo Maico Racing e noi collaboriamo con la pista delle cave già da più di 10 anni come corsi di guida sicura, e allora abbiamo unito le forze, la nostra esperienza a questa giornata stupenda. Si deve seguire sempre il discorso in primis con la sicurezza, questo è il nostro compito ormai. D'altronde chi guida bene, anche veloce, guida pulito, senza fare grandi rischi, e questo premia. Basta vedere Merli quando sale, vedi una bella gara pulita e difficilmente vedi il spettacolo di traverso, che quello lo fanno chi vuol fare drifting. Ma i buoni piloti lasciano correre la macchina e vanno molto bene.
se destinazione pilota fino all'altro giorno era un sogno, adesso è una grande realtà che ci dà una soddisfazione immensa, una giornata stupenda, riuscita come l'abbiamo pensata.